L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità. E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, in collegamento con noi c'è il pastore avventista Daniele Benini. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Mario, ben ritrovati anche agli ascoltatori RWS. Grazie. E la notizia che analizziamo oggi con Daniele Benini per trarne anche sicuramente delle prospettive per la nostra spiritualità, la traiamo dall'Huffington Post online. Il titolo è Bosnia, migranti allo stremo nel campo di Lipa fra gelo e neve, dormiamo per terra, mangiamo tutti i giorni lo stesso cibo. Leggiamo l'incipit di questo articolo di Edoardo Bianchi e di Andrea Lattanzi. Dice così: la Croce Rossa italiana è arrivata in Bosnia con 3 tir carichi di aiuti umanitari per i migranti che da mesi patiscono il freddo lungo la rotta dei Balcani. Coperte, sacchi a pelo, generi alimentari destinati ai campi per migranti a Sarajevo e Lipa. Nel campo poco fuori Bia, andato a fuoco lo scorso 23 dicembre, lasciando al freddo circa 800 persone. Sono state montate una 30 di tende dell'esercito bosniaco e altre sono in arrivo, ma non bastano. La gente dorme per terra, racconta un ragazzo del Pakistan. Non c'è spazio. Ci invita ad entrare nelle tende, ma il controllo della sicurezza del campo è serratissimo e si può solo stare nelle zone indicate. Neanche la Croce Rossa italiana può sostare più di tanto e una volta scaricati i mezzi riparte per l'Italia. Tutti mangiamo lo stesso cibo tutti i giorni e spiega un altro migrante agitando un pezzo di pane e una scatoletta di alluminio. Se mangi la stessa cosa per 3 giorni non puoi mangiarla anche il quarto e dopo hai fame. Nelle tende, dopo qualche giorno di alimentazione a diesel, il riscaldamento è stato attivato con generatori elettrici, anche se ci viene spiegato le tende in PVC sono molto difficili da scaldare. Il nuovo campo è così giunto al massimo della sua capacità. Chi cerca un posto per dormire viene respinto e ritorna fra neve e gelo nella foresta in cerca di riparo. Insomma, una vita sicuramente molto difficile, con tutta questa precarietà, queste difficoltà per chi già vive in un campo di questo genere, ma Daniele, leggiamo anche nell'articolo che c'è chi viene respinto e dorme nella foresta al gelo e in mezzo alla neve. Insomma, una situazione che di umanitario ha ben poco. Sì, è una delle descrizioni più soft, meno drammatiche che possiamo leggere in questi giorni sui giornali, prendendo atto che tra l'altro i media in questi ultimi mesi sono concentrati su ben altro, sul virus coronavirus. Certo. Mentre credo che il virus dell'indifferenza del mondo occidentale nei confronti di 800, 1000, 5000, 10000, 100000 persone, usiamo dei numeri grandi ma che non sono così comunque poi grandi, 100000 persone non saranno mai in quel contesto, in questo momento storico puntuale, però questo credo che sia molto più pericoloso del Covid-19 e noi in questo momento, basta sfogliare i giornali anche online, fra le crisi di governo e la crisi della pandemia siamo così concentrati su noi stessi, sui nostri piccoli problemi, perché complessivamente al di là della pandemia questi sono piccoli problemi esistenziali se noi li confrontiamo al dramma che ogni giorno migliaia di persone vivono alle nostre porte. Penso alla Bosnia, come potrei pensare alla situazione dei profughi, degli oltre 180 milioni di profughi che sono in giro per il mondo. Quindi, ecco, questo qui mi fa vedere che il mondo occidentale, che poi crea i rispingimenti, che poi finanzia le nazioni che ospitano, che poi sende a compromessi, ecco, questo è il virus dell'indifferenza
che noi spesso risolviamo semplicemente mettendo una mano in tasca e sborsando una miseria di quello che è il concetto di filantropia, di quello che è il concetto in particolare di sostegno, di aiuto, di sviluppo che noi dovremmo promuovere a queste popolazioni là dove sono, per ridurre al massimo questi fenomeni di migrazione. Appunto, giustamente, Daniele, lo chiami il virus dell'indifferenza. Ecco, questo virus dell'indifferenza è diffuso in tutte le parti del mondo, possiamo dire, con un tutte tra virgolette, ma neanche tanto, perché cambiano gli scenari, cambiano i luoghi dove vengono montati i campi, laddove questi campi ci sono, cambiano le etnie che fuggono dalla guerra, dalla siccità, da tante altre catastrofi, insomma, ma poi alla fine la situazione è ricondotta, magari cambierà l'ambiente in cui il campo è montato, non c'è la neve ma magari c'è il caldo, c'è la polvere, la devastazione eccetera, ma poi alla fine insomma le situazioni sono analoghe, e l'indifferenza anche del mondo intero rispetto ai profughi è analoga anche questa, in sostanza. Sicuramente sì, Mario, hai perfettamente ragione. Io credo che mentre il virus, il Covid-19, è qualcosa che noi facciamo fatica, anche se ci fosse un maggiore impegno civile, se sapessimo rispettare meglio le ordinanze e le leggi di sicurezza, le norme di sicurezza, a questo punto ci troveremo forse in una condizione migliore. Quindi davanti a questo virus talvolta siamo impotenti, ma nella stragrande maggioranza potremmo avere dei comportamenti molto più virtuosi. Ecco, invece il virus dell'indifferenza, secondo me, è qualcosa che è così radicato in ognuno di noi, in particolare noi occidentali, noi ricchi, noi che siamo il 20% della popolazione, che consumiamo l'80% delle risorse, che dovremmo avere la capacità, il discernimento, la comprensione di poter smarcarci da questo atteggiamento che non soltanto ci rende indifferenti all'altro, ma ci rende in particolar modo avari, egoisti e autoreferenziali. Ecco, la pandemia ci ha insegnato tra l'altro anche che siamo un unico piccolo villaggio globale, ma questo vale anche per quanto concerne i flussi migratori, vale anche per quanto concerne il problema climatico, vale anche per quanto concerne la distribuzione delle risorse. Certo. E finché noi non impareremo questo, l'indifferenza sarà quel virus che prevarrà su tante e troppe realtà sociali, civiche del nostro mondo attuale. Certo. E di indifferenza, oltre che di tanto altro, parla la citazione che tu ci fornisci per oggi, Daniele, e dal Vangelo di Matteo al capitolo 25, i versetti da 41 a 45, è una parabola che fa parte di quelle che possiamo chiamare le parabole del ritorno di Gesù in questo contesto, e dice così: poi dirà ai malvagi: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che Dio ha preparato per il diavolo e per i suoi servi, perché io ho avuto fame e voi non mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e non mi avete dato i vestiti, ero malato e in prigione e voi non siete venuti a trovarmi. E anche quelli diranno: quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato? Allora il re risponderà: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. Daniele, sono delle parole che parlano di una parabola, una storia, insomma, questa è la parabola, ma in realtà parlano di quella che sta diventando la storia del mondo di oggi, la realtà del mondo di oggi. E insomma, quando Gesù ritornerà, molti di noi avranno forse da rispondere poco alle sue domande. Sì, io penso che qui siamo dinanzi non tanto ad un elenco di quelle che sono le pratiche religiose o le buone pratiche religiose che noi possiamo mettere in essere come cristiani, l'andare al culto, alla messa, il dare le offerte. Qui Gesù, usando questa parabola, declina la vita del cristiano nel darsi e nell'accogliere l'altro, nel condividere con l'altro un bicchiere d'acqua, un vestito, nell'accoglierlo in casa propria, nel visitarlo là dove si trova o nell'accogliere lo straniero. Quindi credo che sia particolarmente significativo questa linea, questa modalità di vivere la fede che Gesù presenta in questa parabola. E giustamente, come dicevi tu, qui non si tratta di essere la chiesa del dire, ma di essere i credenti del fare, e non tanto del dare, ma del darsi e del fare e del creare prossimità a tutti quanti. Ora, pensando a questo gruppo di profughi in Bosnia, credo che in questo momento noi stiamo facendo dei piccoli sforzi per dare. I due camion arrivati dall'Italia e dalla Croce Rossa sono un tentativo di dare un aiuto, ma ancora non siamo nella dimensione del darsi o del creare prossimità, perché per esempio abbiamo letto che neanche la Croce Rossa italiana ha avuto la possibilità di dialogare, di creare un momento di permanenza con loro. Quindi rimaniamo sul dare, e in questa dimensione dell'Evangelo di Matteo qui siamo dinanzi al darsi e al creare possibilità. E poi ecco, non è necessario sicuramente andare in Bosnia per aiutare o andare in Nicaragua o chissà in quale altra parte del mondo. A proposito della prossimità di cui giustamente tu parli, Daniele, accanto a noi abbiamo magari il nostro vicino di casa in difficoltà, abbiamo la persona che incontriamo per strada in maniera occasionale. Insomma, ci sono sicuramente le opportunità per cambiare vita anche noi da questo punto di vista. Sicuramente, a partire da oggi. Bene, allora rimaniamo con questa riflessione nella nostra mente e ringraziamo il pastore avventista Daniele Benini. Ci risentiamo la prossima settimana, Daniele. Ciao, a risentirci la settimana prossima. Grazie. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Attualità.